Come si presenta la stagione, ecco, 2023 qua a Bagnoli? Allora, si sta presentando abbastanza bene, noi stiamo lavorando, qua abbiamo tutto il video abbastanza pieno di giovani e stiamo andando bene. Ecco, che servizi offrite? Ecco, noi offriamo, abbiamo sia la ristorazione che la pizzeria, e facciamo panini col pesce spada, abbiamo un bel menù, bella abbondanza. Quindi un Lido nel centro, nel cuore di Bagnara, dove è frequentato tantissimi giovani. Sì, è un Lido tutto pieno di giovani, di età dai 13 fino ai 25 anni, 26 anni. Sì. Ecco, adesso parliamo di costo d'ombrellone, ecco, che prezzi abbiamo, bassa stagione e alta stagione? No, abbiamo, i prezzi non sono tanti alti, andiamo sui 3,80 con la prima fila fino a finire ai 300. E i giornalieri sono ad agosto a 15 euro, quindi i prezzi sono molto con contenuti. con due sdraio e un ombrellone, sì. Mentre bassa stagione sempre uguale, sempre il prezzo è sempre uguale, sì. Quindi novità del 2023, perché ogni anno fate qualche novità? Noi sabato e domenica abbiamo i DJ che facciamo musica con i ragazzi che ballano, bevono cocktail e passano belle giornate. Ecco, lei prima parlava del panino col pesce spada, ecco, sì. Città del pesce spada a Bagnara, quindi ho offrito questo panino, sì, con vari ingredienti. Là c'è il menù, comunque. Quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti lo facciamo con il pomodoro, l'insalata e le olive, oppure con i pomodori secchi e rucola e grana, che è che è abbastanza buono, e altre varietà. E una Bagnara che sta crescendo anche a livello turistico? Assolutamente sì, e Bagnara, noi siamo in uno dei tanti lidi che ci sono qui questo ultimo periodo qui a Bagnara. È un lido dove praticano molti giovani, ma ripeto, non solo qui a Bagnara, in questo lido, ma anche in tanti altri lidi. C'è un movimento positivo quest'anno qui a Bagnara, superato il Covid, il momento particolare, noi stiamo diciamo, registrando una presenza non solo di giovani, ma anche di persone mature che vogliono, come dire, svagarsi e tentare di superare quei momenti tristi che nel passato ci sono stati. Bagnara, ovviamente, come dico sempre io, è una cittadina accogliente e quindi come tale abbiamo molti forestieri. E noi puntiamo a un turismo diciamo culturale, ma anche un turismo di massa, perché riteniamo pure che attraverso la presenza di molte persone si possa muovere l'economia. Quindi ecco, prima si parlava del panino col pesce spada con il titolare. Ricordiamo ancora una volta che nel 4, 5, 6 di agosto ci sarà non la sagra, ma il gran galà del pesce spada. 4, 5 e 6, ci sono tre giorni di movimenti veramente interessanti, perché poi dalla cultura allo svago, all'intrattenimento musicale e poi anche alla degustazione. Quindi come vedete da quello che tu stai registrando, mostriamo a coloro i quali ci stanno vedendo la Bagnara nuova, una Bagnara che ha tanta voglia di vivere. Ricordiamo, Bagnara, città del pesce spada. Bagnara, città del pesce spada, però Bagnara di incantevole bellezza.